no. 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 Più bello fare partite. Partite. Oh, studiare un po' di meno, insomma. Sì. Ah, ma raccontami questa storia del studiare un po' di più. A te piace più studiare che venire a giocare a calcio? Sì. Ma perché? Prima il dovere, dopo il piacere. Qual è il tuo ruolo e cosa ti piace fare di più? Ruolo faccio libero. Il mio giocatore preferito è Del Piero. E tu, secondo te, fai le stesse cose che fa lui? Magari. Qual è la tua invece caratteristica migliore, la cosa in cui sei più bravo? Io cerco di scartare un 2-3 e poi passarla. Persino destro. Qual è il tuo idolo? Il mio idolo è Shevchenko. E tu vorresti fare come lui oppure ti farai il terzino avanti? Terzino avanti. Invece tu per che squadra tieni? Milan. E il tuo giocatore preferito? Maldini. Senti, tu farai come lui? Riesci a fare come lui? Un po' sì. E tu cosa fai? L'attaccante? Sì. Senti, quanti gol hai segnato finora? Non lo so, non li ho contati. È difficile venire a fare, cioè è pesante fare gli allenamenti, venire, sacrificarci oppure è divertente? È divertente, sì, anche divertente, molto. E tu per chi tieni? Per la Juventus. Sta andando bene le cose o potrebbe fare meglio? Beh, dico che sta disputando un buon campionato. Il nostro allenatore ha pazienza con noi, e ci spiega bene come si fa e poi bisogna vedere come ci comportiamo in partita. Ma è severo, vi punisce se non fate le cose giuste o grida molto quando è in panchina? No, il nostro allenatore per me sa allenare bene, ogni partita è su una tattica diversa, non so, però è bravo. Come è andata la partita? Bene. Quanto? Abbiamo vinto 5-1. E contro chi giocavate? Contro San Luigi. Senti, chi ha segnato gol oggi? Io l'ultimo. Allora, tu intanto come ti chiami? Luis Fantina. E quanti ne hai segnati? Uno. E tu? Due gol. Come hai fatto questi due gol? Raccontami un po' l'azione. Ho scartato e ho segnato. Ah, così proprio, facilmente, si fa, ormai si segna facilmente. Senti, tu hai segnato oggi? No. Perché giochi in difesa? Sì. È stata dura fermare gli avversari? No. È stato semplice, beato te. Ho giocato anche in porta il primo tempo. Hai giocato cioè tu giochi così tranquillamente in porta e fuori? Sì. E come mai? Dove ti piace giocare di più? In attacco. In attacco. E lui invece che ha giocato in porta dopo di te, ti piace più stare in porta? Per me è uguale. E hai imparato molto o non hai avuto tanto lavoro? All'ultimo ho abbastanza. Raccontami, raccontatemi come ha parato. Ho fatto un tiro da punizione abbastanza forte, difficile da parare.